oltre 500, che qui sapete è una città di tipo militare ed è una città vera e propria. Tutta invece la Roca protostorica, quindi dal secondo millennio avanti Cristo fino al secondo secolo avanti Cristo, Roca invece è un grande santuario, non è una città, forse è una città del culto, possiamo dire, è un grande santuario, un grande luogo di culto, conosciuto dalle popolazioni antiche che attraversavano questo stretto pezzo di mare e conoscevano questo luogo e che si fermavano qui per svolgere una serie di pratiche rituali che erano convenzionate ed erano accettate dagli stranieri secondo quelli che erano gli usi e i costumi della popolazione indigena. Dovete un po' pensare a quello che poteva essere per i popoli che navigavano nell'Adriatico o nel Mediterraneo, che si trovavano quindi a fare scalo a Roca. Dovete immaginare che questo luogo era talmente conosciuto da questi popoli che poteva essere equiparato secoli più in là all'importanza che poteva avere una Delfi, un luogo di culto, ecco, di importanza internazionale, transfrontaliera sicuramente. Roca non è un santuario, non è un piccolo luogo di culto messapico, ma è un grande santuario. All'interno della la grotta è un cosiddetto santuario costiero e diciamo fa il paio con l'altro santuario costiero che è sempre stato individuato da Pagliara a Leuca, che è la grotta Porcinara. Sono i due luoghi di culto clou del nostro Salento, per il Salento più antico, perché rappresentano i luoghi di arrivo o di partenza per attraversare il canale d'Otranto, per poter permettere a chi si trovava a dover attraversare il mare di poterlo fare in sicurezza. E,